Parleremo, parleremo in futuro. No? Beh, sarà un video di conversazione, sarà un video di conversazione libera, conversazione autentica in italiano. Siamo tre amiche e cominciamo a chiederci: ma vi piace viaggiare? A me sì, moltissimo, è una delle mie più grandi passioni. Mm-hmm. A te, Cecilia? Sì, a me piace anch'io, amo viaggiare. Purtroppo negli ultimi anni sto viaggiando poco, però mi piace molto, sì. Silvia? Io non vedo l'ora di ricominciare a viaggiare. Ho già in mente diverse mete. Marocco, Giappone, lontano. Lontano. Marocco e Giappone, sono sì. Diverse. Sì, è vero. Il Marocco è sempre stata una mia passione, per i colori, per l'architettura, per il cibo. Poi un po' conosco il cibo marocchino perché gli studenti mi hanno fatto assaggiare questo cibo. E il Giappone perché ho letto tanti libri sul Giappone, ho scritto da giapponesi. Mi ha interessato molto. Sì. E voi? Coraggio. Tanti posti che vorrei vedere. Mi piacerebbe andare in Sud America. Bello. In generale. Molto. Io vorrei andare in Perù, assolutamente, e in Argentina. Anch'io in Argentina. Mm-hmm. Perché? Ma non ne so molto, però mi piacerebbe vedere soprattutto la natura. So che ci sono dei posti bellissimi in Argentina, a livello naturalistico. E poi il cibo. Siamo così interessati al cibo. Siamo italiane. Esatto, non deve mancare. Però è bello sperimentare, no? Oppure quando viaggiate vi piace, non so, assaggiare come cucinano gli spaghetti all'estero. No, no, a me poi anche in Italia amo la cucina etnica e quindi mi piace moltissimo mangiare i cibi dei luoghi che visito, assolutamente, i sapori, tutto. Sì, anch'io sono d'accordo, anch'io, sì, assaggio sempre, anzi preferisco, evito i ristoranti italiani all'estero. Sì, anch'io. Di solito sono un po' una delusione. Diciamo. Assolutamente, la pizza con l'ananas, scusate, ma no, non si può. Adesso tutti i ristoranti italiani all'estero ci odieranno. No. No, siete bravissimi, portate la nostra cultura all'estero, però quando noi andiamo all'estero ci piace sentire la cultura del paese, che passa anche attraverso la cucina. Okay. Io vorrei sapere come organizzate i vostri viaggi di solito, da sole, con le agenzie, come vi muovete? Io da sola. Anch'io da sola. Perché da sola? Perché mi piace pianificare io, non troppo, ma cercare io i posti che mi possono attirare di più, anche fuori dai percorsi soliti, no? Soprattutto se sono paesi magari si conoscono un po' di più. E, sì, poi in genere lo faccio io da sola, nel senso che gli altri mi lasciano. Sei incaricata. Esatto. Sei tu che devi fare. Sì. E voi come fate? Dove andate, ad esempio, a dormire? Come vi piace? Sì, a me piacciono di più gli alloggi come bed and breakfast o Airbnb, dove c'è più spazio. E di solito abito gli alberghi, però dipende dal tipo di viaggio. Mi piace di più se c'è una cucina dove si può anche mangiare nell'alloggio. Mm-hmm. Sì, perché avendo comunque una bambina piccola è più facile così. Io uso i siti, quelli ufficiali, per guardare gli alloggi e poi contatto individualmente l'alloggio, perché di solito così risparmia. E se doveste scegliere, preferite il mare o la montagna? Istintivamente il mare, però ho scoperto che anche la montagna offre delle belle vacanze dove ti rilassi e stai tanto in contatto con la natura. Comunque. Anch'io. Anche a me piace molto la montagna, sia d'inverno sia d'estate, perché... Beh, in inverno se uno vuole sciare, ma anche
il paesaggio coperto di neve lo trovo molto magico, affascinante. Ed estate mi piace fare le passeggiate nei boschi, vicino agli uccelli, molto bello, molto rilassante, hai ragione. Molto. Io al mare. Qualcuno che va al mare. Sì, io preferisco il mare, mi piace proprio stare in spiaggia, al caldo, al sole, mi piace la vita da spiaggia e sì, non vedo l'ora di andare al mare e di stare un po' al mare. E che cosa fai di solito, la tua giornata tipo al mare? Mi piace andare presto quando non c'è molta gente e non c'è neanche molto caldo. E mi piace proprio stare in spiaggia, poi magari pranzo a casa, faccio una siesta a casa nelle ore più calde e poi torno in spiaggia. Sì, mi piace proprio, mi rilassa molto a me il mare. So che non è così per tutti, ma... No, a me innervosisce. Ecco, da quando ero piccola, non so, divento nervosa, litigo con tutti, al mare. Ma e lo odio, non so. Che è odio. Che diventa odio. Dagli odio a odio. Sentite, ma e quando partite, cosa portate come bagaglio? Io cerco sempre di portare poco, ma poi... A fine vacanza penso sempre, potevo portare ancora meno, perché comunque al mare, cioè, hai bisogno del costume, un paio di magliette, dei sandali, delle ciabatte, ma non hai bisogno di molto. In montagna sì, hai bisogno un po' magari di vestirti un po' più tecnico, quindi un pochino, però poi i bagagli sono sempre troppi. È vero, sì. Anche per me così, sì, sì. Poi tu con una bambina, chissà quante cose devi portare. Sì, porto sempre tantissime cose per lei, che poi effettivamente non servono, però sì, giochi. Sì, di tutto. Sì. E invece qualcosa che portate sempre con voi quando viaggiate, che non manca mai? Un libro. Io non posso stare senza libri da leggere, mi piace leggere, non so, magari mentre aspetto un treno o sul treno. Mi piace leggere la sera e quindi sempre un libro. Purtroppo pesano i libri. Devo scegliere libri sottili. Oppure usare un ebook, un... Hai ragione, ma non li uso tanto. No, non li uso proprio, anzi. Non ti piace? E voi cosa portate? Sto pensando, è una bella domanda. Proprio sempre. Forse un power bank. Come si dice in italiano? Che cos'è? Quelli per ricaricare i cellulari quando si scaricano in power bank. Sì, sì. Ah, una carica, non so, una batteria. Una batteria, esatto. Batteria esterna. Quello sì, quello me lo porto esterna. Perché ho un problema che mi si scarica il telefono, cose così, e quindi ho un power bank sempre con me. Sì, quando devo fare i viaggi un po' lunghi, quello. Sì. Anche un computer io. Sì, porto. Sì. Mi sentirei un po' persa computer. Se poi mi scrivono gli studenti di Colibrì, come facciamo? Come rispondiamo? Sempre bisogna rispondere. Sempre. Però quelle poche volte che io non mi porto il computer ho proprio la sensazione di essere in vacanza. Cioè, è proprio il vero stacco, no? Della vacanza, che dici ok, non penso a niente se non a riposare. E anche tu, Chiara, come Silvia, ti porti sempre un libro, immagino, conoscendoti. Sì, direi di sì. Sempre un libro, sì, forse l'elemento. E gli occhiali per leggere, fondamentali, non si può poi leggere. E ragazze, qual è stato il viaggio più bello che avete mai fatto? Suggerimenti. Chiara, tu? Io ce l'ho. Allora, mi viene subito in mente l'India, perché ci sono stata due volte e tutte e due le volte ho avuto la fortuna di starci per tanto tempo e quindi mi sono proprio immersa nel mondo indiano e mi è piaciuto moltissimo, proprio tanto, tanto, tanto. Tu? Io invece proprio dall'altra parte. Muore in diretta. Si svengo, tu muori. Ok, il viaggio che mi è piaciuto di più recente è in Islanda.
veramente una terra vicina all'Italia, ma selvaggia, proprio anche un altro modo di vivere. Non c'è consumismo, ad esempio. Non trovi negozi, non vai in giro, trovi, non so, la profumeria, il parrucchiere, ma non trovi neanche il negozio di alimentari, devi prendere la macchina e fare chilometri. E poi tantissima natura e anche un cambiamento di clima molto interessante. Una sera abbiamo fatto il bagno, vabbè, sempre un po' freddino. La mattina dopo ci siamo svegliati e c'era la neve, bellissimo, bellissimo. Sembra di essere, non so, in un posto neanche sul nostro pianeta. Bellissimo, bello. Consiglio. E tu? Io invece ho una vacanza vicino all'Italia, perché a Barcellona. Per me è stata stupenda. Stavo da poco tempo con il mio fidanzato, quindi eravamo super innamorati. Eravamo super innamorati, quindi è stata proprio una vacanza bellissima, perdersi per le vie del centro della città, anche per le vie meno conosciute, per i quartieri più tradizionali, proprio quelli dove vivono anche le persone del posto. È stato proprio bellissimo, le serate anche in spiaggia, in centro, proprio una città per me magica, sì, molto bella. Anche io sono stata. Ho nel cuore proprio questa vacanza bellissima. Comunque è anche molto importante con chi vai. Esatto. Vabbè, lei è così fidanzata. 100%. Esatto. Vabbè, però è divertente anche andare in vacanza con gli amici. Molto. No. Sì, è vero. Poi bisogna mettersi d'accordo ogni giorno su cosa fare. E se sono tanti amici, quello non è facile. Rilascio. Però sì, sono vacanze molto divertenti che si ricordano. E vorrei sapere quando, in che periodo dell'anno andate in vacanza di solito? Estate. Agosto, luglio. Anche settembre è un mese molto bello per fare le vacanze. Sì, però in genere in Italia tutti i lavori più o meno si fermano l'estate. E allora, non so, magari il nostro compagno, il nostro marito non lavora ad agosto e vai ad agosto in vacanza. E non è il massimo andare tutti ad agosto, trovi le code in autostrada, non trovi i biglietti dell'aereo o del treno. Oppure costa tutto tantissimo, tutto carissimo, no? Infatti se si riesce a fare settembre o luglio, generalmente un po' si risparmia e non trovi la folla. Certo. E voi con che mezzo viaggiate? Dipende. Vi piace viaggiare? A me non dispiace in macchina, ma in macchina quando non devi fare dei tragitti troppo lunghi e ti puoi, soprattutto puoi vedere il panorama, no? Che mentre arrivi in un luogo, e quindi non solo autostrada per intendersi, ma che puoi vedere anche quello che è intorno. E anche mi piace molto la nave. Io una volta ho viaggiato in nave. E quando poi ho preso terra, sentivo la terra come se ondulasse. Ma una sensazione incredibile, bellissima. A me piace il mal di terra. Quando stai... Dicevo che a me piace l'aereo. Proprio il momento che mi piace di più, che preferisco in aereo, è quando decolla. Non hai paura? Sì. Ah, ok. Sì. No, ho paura quando ci sono le turbolenze, cioè quando l'aereo comincia a sobbalzare, ma nel decollo proprio è un'esaltazione, proprio è un'energia. Lasciare terra e andare verso nuovi posti. Sì, quello è il momento che preferisco. Nell'atterraggio si traballa un po' di più, le orecchie fanno un po' male, insomma. Dipende dal pilota.
Io di solito al decollo inizio ad addormentarmi. Ma no! Ecco, anche il mio compagno fa così. Sì? Non so, sembra so essere qualcosa di... Cioè decolla e spesso ho viaggiato con una mia amica che tutte le volte mi dice ma non è possibile, non abbiamo, siamo appena decollati e te già dormi. O sei tranquilla o vuoi isolarti da quello che succede. Non pensiamo, ci dormo. Io dirò il treno perché uh-huh. non l'avete detto, uh-huh. no, però effettivamente a me piace andare in treno. Ovviamente treni veloci e comodi, perché non sempre i viaggi in treno sono belli, dipende, però sì, se si può prendere un treno veloce e comodo, a me piace. Ti rilassi, non devi pensare a guidare, non c'è nessun atterraggio e decollo, quindi sì, è molto rilassante per me viaggiare in treno. E che cosa fai quando viaggi in treno? Beh, leggo, se ho un bel libro con me leggo, o altrimenti lavoro, se posso. Col computer è comodo, metti il computer. Beh, io dormo. Tu dormi? E tu, Chiara, dormi anche tu in treno? No, ma in treno non tanto, più leggo o lavoro. Sì, uh-huh. è un buon momento uh-huh. per fare un po' di cose. Però in treno ci pensa qualcun altro. Esatto. No, non dobbiamo guidare, stare attenti, sì, eccetera. Sì, più rilassato. Molto rilassato. E non hai nemmeno tutto, tipo all'aeroporto devi... arrivare prima, fare il check-in, passare il controllo dei documenti, far certo. controllare i bagagli. Cioè, hai ragione. Sì. Invece al treno è più diretto, arrivi in sì. stazione, prendi sì, il treno. Più semplice. Se non c'è sciopero. Esatto. O ritardi, anche esatto, quelli sì. ci sono. Vabbè, comunque viva le ferrovie italiane! Bene, allora non ci resta che organizzare il prossimo viaggio. Eh sì, grazie. Eh sì. E voi? Che viaggio vorreste fare? Cosa vi piace? Se vi va, potete sì. scrivercelo. Sì, così commenti. Ci consigliate nuove mete. O qualche viaggio che avete già fatto e che fareste di nuovo perché è stato indimenticabile. O anche un posto buono in cui mangiare nella vostra città. Questi sono i consigli che ci piacciono. Esattamente. Accettiamo tutti i consigli possibili. Ciao. Ciao, alla prossima. Alla prossima.